la storia degli Stati Uniti d'America è stata riscritta da lei come la storia di popoli successivamente oppressi dai nativi, dagli indigeni, ai neri, alle donne, ai lavoratori. Quindi il suo libro ribalta la prospettiva, non è una storia, come è stata spesso descritta, una marcia inesorabile verso il progresso civile, economico e politico, ma anzi è una storia molto violenta, la storia di successive repressioni. Mr. Zinn, you have been rewriting, as it were, the history of the United States of America as a history of subsequent oppressions of various classes or groups of people, the natives first and the blacks, women and the workers. In your book, you seem to want to reverse the usual perspective. History is not viewed as the usual triumphal march towards civil, economic, and political progress, rather the history of subsequent violences. Could you expand a little bit on this subject, please? Yeah, I was driven to write this book because in the United States, the education of young people in the schools, in the textbooks, in the classrooms, the education was always based on the important people in the United States. It was a history of presidents, a history of Supreme Courts, of congressional legislation, and of industrialists. And what was omitted was the history of ordinary people and the point of view of ordinary people. You know, if you look at wars, there's a different point of view if you look at it from the standpoint of the president or the standpoint of the ordinary soldier who's going off to war. If you look at the economic progress of the American people, of the nation, then if you look at it from the standpoint of the stock market, then it looks different than if you look at this economic progress from the standpoint of who are the workers in the steel mills and the textile mills and the mines. And so I wanted to tell a story of the United States from the point of view of young women who went to work in the textile mills of New England. They went to work in the 1830s, 1840s. They went to work at the age of 12. They died at the age of 25. And I wanted to tell the story of the Rockefeller's fortune from the standpoint of the people who worked in his oil refineries. You know. And I wanted to tell the story of this glorious American democracy from the standpoint of those people who did not taste this democracy. Black people, women, working people. And I wanted to tell a story of America's wars, not from the standpoint of the military heroes, to the great triumphs, but from the point of view of not only the American soldiers, the ordinary soldiers who died in this war, but even from the point of view of the enemy, to tell the story of the Mexican War from the standpoint of the Mexicans, to tell the story of the Vietnam War from the viewpoint of the Vietnamese. Everything looks different when you change the point of view, and I wanted to change that point of view. Quello che mi ha spinto a scrivere questo libro è il fatto che l'istruzione negli Stati Uniti, parlo di quello che passa nelle aule scolastiche, nei libri di testo, nelle scuole in genere, l'istruzione dei giovani, insomma, è sempre fondata sulla storia e le vicende delle persone importanti. La storia degli Stati Uniti viene raccontata come una storia dei presidenti, della Corte Suprema, dei legislatori, del Congresso e dei grandi industriali. Quello che si omette è il punto di vista della gente comune. Si pensi per esempio alle guerre, c'è una bella differenza se si guarda una guerra dal punto di vista del presidente che la ordina o dal punto di vista del soldato che va a combatterla. Parliamo poi del progresso economico della nazione,
ben diverso è guardarlo dal punto di vista dei mercati borsistici oppure dal punto di vista dei lavoratori che fanno il sistema economico, che lavorano nelle acciaierie piuttosto che nelle industrie tessili o nelle miniere. Ecco, io ho voluto cercare di raccontare la storia degli Stati Uniti dal punto di vista, che posso dirle, per esempio di una lavoratrice di una industria tessile che durante gli anni 30 e 40 era fiorente l'industria tessile, specialmente nel New England, nella parte orientale del nostro paese. Le lavoratrici andavano spesso a lavorare in fabbrica all'età di 12 anni e non di rado morivano a 25 anni. E allora, vedere per esempio la fortuna di grandissimi finanzieri come Rockefeller dal punto di vista dei lavoratori delle loro raffinerie di petrolio. Ancora una volta ho voluto cercare di raccontare la storia della gloriosa democrazia americana dal punto di vista di coloro che quella democrazia non hanno potuto nemmeno assaggiarla: i neri, le donne e i lavoratori. La storia delle guerre d'America, non dal punto di vista degli eroi militari e dei loro trionfi, ma dal punto di vista, come dicevo prima, del normale soldato che è andato a morire in guerra e anche, voglio dire di più, anche dal punto di vista del nemico. Ad esempio ho voluto guardare la guerra messico-americana dal punto di vista dei messicani e la guerra del Vietnam dal punto di vista dei vietnamiti. Il tutto per un unico semplice motivo: le cose appaiono ben diverse a seconda del punto di vista, dell'angolo visuale di chi le guarda. Lei smonta alcuni concetti dati per assodati dalla storiografia ufficiale: l'interesse comune e l'unità nazionale. Lei ha definito l'unità nazionale degli Stati Uniti una finzione storica. You seem to want to disassemble, Mr. Sin, the traditional, the conventional historiographic point of view, and especially two notions, the common interest and national unity. You said that the national unity of the United States of America is in fact a sort of historiographic fiction. Mm. How's that? Mm. Well, I think that's a very, very important question, because I think one of the ways in which the government manages to entice the American population into going to war is to create this myth of a common interest. In fact, the phrase national interest is used again and again to present wars as if they were in everyone's interest. And what this does is to disguise the fact that the United States does not have one national interest. There are many different interests. There are different interests according to class, according to race, and according to nationality. And so I think from the very beginning in American history, when the Constitution was first created, and the Constitution today is revered, see, as a great document. The Constitution, which was adopted in 1787, tried to create the impression that this Constitution is for everybody. In fact, it begins with the words, "We the people of the United States established this Constitution." But it was not we the people who established the Constitution. It was 55 rich white men who established the Constitution. So this idea of national interest is a myth which needs to be dissected, needs to be taken apart, needs to be exposed so that people will understand that the interest of the ordinary person in the United States, the working person, the person of color, the women, is not the same as the interest of the government. Certamente, credo che questa sia una domanda molto importante. Uno dei modi che utilizza il nostro governo per allettare, per attrarre la popolazione americana a fare guerra, per esempio, è stato la creazione di questo mito dell'interesse comune. Si sente sempre ripetere questa dicitura, questa espressione, l'interesse nazionale. Esso viene presentato come se fosse veramente l'interesse generale, cioè l'interesse di tutti.
E questo viene fatto per mascherare un fatto molto più crudo, cioè che non esiste un unico interesse nazionale negli Stati Uniti d'America, ma molti, molti interessi diversi e contrapposti, che sono interessi di classe, interessi razziali e interessi di nazionalità, tanto per fare un esempio. Sin dall'inizio la Costituzione degli Stati Uniti è stata riverita come questo grandissimo documento, e il punto è che i padri costituenti del nostro paese hanno dato l'impressione di creare un grande documento che valesse per tutti, e la Costituzione degli Stati Uniti, come si sa, inizia con un preambolo in cui si dice noi popolo degli Stati Uniti d'America e va avanti. Questo noi popolo in realtà, come appunto dicevamo, non esiste. La Costituzione originaria, quella del 1797 degli Tennessee, è stata redatta da 55 maschi bianchi ricchi. Allora, l'idea che esista un interesse nazionale è semplicemente un mito. Io penso, e ho cercato di far questo nel mio libro, che questo mito vada dissezionato, smontato, come diceva lei, e denunciato, per far capire che vi sono molteplici interessi e che gli interessi della gente comune, dei lavoratori, dei neri, delle donne, non sono gli stessi di quelli delle persone che stanno al governo. La storia degli Stati Uniti è la storia di una stabilità ottenuta continuando a comprimere la rabbia di classe. Negli anni 60 però una nuova ondata di rivolta, diciamo, un nuovo radicalismo è emerso, alimentato dalla guerra del Vietnam e dal Watergate. Ma quell'onda poi che fine ha fatto? E continueranno anche adesso nel 2000, nel nuovo millennio, ad essere represse queste onde di nuovi radicalismi? Harrison, you say that the history of the United States of America is the history of a stability obtained at the cost of compressing or repressing class anger. Then in the 60s there came a new wave of rebellion, of radicalism, which was fueled by the Vietnam War and by the Watergate scandal. What happened to that wave of radicalism and of rebellion? Do you see in the future that new such waves will continue to be repressed the way that they used to be? It's true, you know, that the great movements of the 60s today don't exist. But it's not true that they have disappeared. And it's not true that the lessons that were learned in the 60s, you know, have been forgotten. But what is true is that the government itself learned from the 60s. The government itself learned that it must take certain steps to prevent the kind of national rebellion that took place in the 60s. For instance, the government learned from the war in Vietnam. And they talk about, in the high levels of government, they talk about the Vietnam syndrome. Syndrome is a word that refers to sickness. And so they talk about the Vietnam years as the years of a sickness. The sickness, in the viewpoint of the American government, is the development of a powerful anti-war movement in this country. They want to prevent that from happening again. So they decided that if they go to war again, they must have short, decisive wars before the American people have a chance to develop an anti-war movement. And you can see this after the Vietnam War. You can see this. Reagan invades Grenada. You could not have an easier, weaker opponent or shorter war than that very brief war in Grenada. Bush Sr. invades Panama. Again, a tiny country, no problem. He also goes to war in 1991 against Iraq. Iraq is a country which is unable to contest the power of the United States. These are short wars. These follow the lessons of the Vietnam War, which are keep the war short, keep American casualties low so that the American public will not be alarmed, and, this is very important, control the press. The press in the United States, television in the United States, has been more controlled
since the 60s than it was at that time. And with a controlled press, it is possible then to persuade a large section of the American people, oh, this is a good war. This is a humanitarian war. This is a war, you know, for a good cause. So the government has gone to great efforts to prevent the kind of movement that developed in the 60s. And yet, I would say that the government is not succeeding. Or to put it another way, it succeeds for a while, but then reality catches up to the government. And we see this in what is happening in Iraq. The government at first manages, when it goes to war in Iraq, as it did 2 years ago, you know, in March of, 2003, the government succeeds in immediately getting 75% of the public to support the war. But what happens then? They declare a quick victory and they think everything is over, but it's not over. And then the public becomes more and more aware that this is not over, that this is becoming a quagmire like Vietnam, in which the United States is sinking deeper and deeper. And so the public turns, as it has turned in this last year, against the war, so that now more than half of the American public, according to all the public opinion polls, more than half the American public is now opposed to the war. So the movements of the 60s suppressed, dealt with by the government, by a new strategy, by compromise, by, for instance, putting black people, an interesting reaction, putting some black people in high positions like Colin Powell and Condoleezza Rice and Clarence Thomas. But this is not totally successful because the black people themselves, you know, they are not dumb. They recognize who Clarence Thomas is. They recognize that Condoleezza Rice doesn't represent the interests of the black people in this country. So this strategy works for a while, but I believe it is failing. And I believe that we are perhaps at the beginning of a new surge of American protest against war and against the system. È vero che i grandi movimenti degli anni 60 oggi non esistono più, però non è vero che siano scomparsi del tutto, né è vero che le lezioni che ne abbiamo tratto siano state dimenticate. È vero, peraltro, che il governo stesso ha imparato qualche lezione dai movimenti degli anni 60, cioè ha imparato che occorre fare alcuni passi, prendere determinate misure per prevenire la risorgenza di grandi ribellioni nazionali come quella degli anni 60. Che cosa ha imparato dalla guerra del Vietnam, ad esempio, il nostro governo? L'epoca del Vietnam è stata, all'epoca del Vietnam è stata affibbiata l'etichetta di sindrome del Vietnam. Ora, tutti sappiamo che la parola sindrome è una cosa che si riferisce a una condizione di malattia, uno stato morboso, patologico. Quindi per anni abbiamo sentito parlare di questa sindrome del Vietnam come se l'epoca del Vietnam fosse stata un'epoca di malattia. E il governo degli Stati Uniti ha cercato in questa maniera e in altre di impedire e di prevenire la creazione di un nuovo e potente movimento anti-guerra. E, diciamo, la lezione principale che hanno imparato è stata questa: se decideremo ancora una volta di scendere in guerra, occorre che sia un processo decisionale breve, una decisione rapida, quindi una guerra altrettanto rapida, prima che duri poco, cioè che non lasci il tempo al popolo americano di sviluppare un nuovo movimento antiguerra potente ed efficace. E lo si è visto nella storia, questo è dimostrato. Reagan ha invaso Grenada, non poteva scegliersi, diciamo, un avversario più facile da sconfiggere, cioè più debole, e quindi una guerra più breve. Bush senior invase Panama, stesso discorso, un avversario piccolo e debole che non costituisce problemi, ma non soltanto problemi sotto profilo strategico, problemi, cioè non lascia il tempo che si sviluppi fra l'opinione pubblica americana una consapevolezza che la conduca a ricreare un movimento massiccio anti-guerra. Lo stesso è successo con la prima guerra in Iraq, è stata mantenuta breve per non causare allarme e, secondo scopo, per controllare la stampa.
Da allora è stato chiarito, è rimasto evidente per il governo americano che la cosa principale era prevenire l'insorgenza di un nuovo movimento antiguerra e al tempo stesso però controllare i mass media. Ed è vero di fatto che i mass media, in particolare la televisione in America, è molto più controllata adesso che negli anni 60. Perché? Perché in mezzo c'è stato il grande movimento contro la guerra del Vietnam. Il controllo della stampa evidentemente serve allo scopo di persuadere ogni volta un vasto settore dell'opinione pubblica americana che la guerra che si sta promuovendo è buona, è umanitaria, la si fa per una causa giusta. E quindi il governo ha profuso ogni tipo di sforzo per impedire la rinascita di un grande movimento contro la guerra, e tuttavia io credo che non abbia, che i suoi sforzi non siano stati interamente coronati dal successo, o meglio, riescono per un poco di tempo e poi le vere questioni ritornano a galla e l'opinione pubblica torna ad aprire gli occhi puntualmente. Lo si è visto con la guerra, con l'ultima guerra in Iraq. Due anni fa, nel marzo del 2003, quando gli Stati Uniti sono scesi in guerra contro l'Iraq, hanno ottenuto il consenso del 75% della popolazione. Hanno dichiarato la vittoria, hanno dichiarato che la guerra era rapidamente terminata. La verità è che non era vero affatto, la guerra non era terminata, la vittoria non è stata così rapida da cogliere, e gli Stati Uniti stanno sprofondando in quel pantano dell'Iraq sempre di più. L'opinione pubblica americana ci ha messo un anno a capire, e poi sono scese tutte le percentuali in tutti i sondaggi, in qualsiasi sondaggio oggi non c'è più del 50% della popolazione americana che sia ancora favorevole alla guerra, e le percentuali degli oppositori non fanno che crescere. Quindi i movimenti degli anni 60 sono stati repressi, sono stati affrontati con nuove strategie di compromesso, per esempio nei confronti dei neri, sono stati introdotti in posizioni di grande potere politico esponenti della comunità nera. Faccio un esempio per tutti: Condoleezza Rice, ma c'è Colin Powell, ma c'è Clarence Thomas, il giudice. E però il successo non è stato totale per il governo neanche su questo fronte, perché i neri non sono certo dei fessi, se ne rendono conto che una come Condoleezza Rice non è una rappresentante degli interessi della comunità nera d'America. Quindi io credo che le strategie adottate dal governo americano riescono per un po', e poi però ne vedo il fallimento in prospettiva, e in prospettiva vedo anche l'inizio di una nuova ondata, grande ondata di protesta degli americani contro la guerra e contro il sistema. Una domanda in conclusione: il nuovo nemico per ora silente, la Cina, che in Europa e in Italia viene vissuto con grande paura, come si atteggerà il popolo americano e i potenti americani verso questo nuovo soggetto? There is a new and for the moment dormant enemy in perspective, that's China. Here in Europe and in Italy too, people view China, look to China with a degree of fear. How are the people in the United States and the people in power in the United States going to deal with China, you think? It's a very important question, the question of the public's perception and the government's perception of China. Because after all, we know now, China is now one of the great powers of the world. You go into American stores, you will find a huge percentage of American goods are now manufactured in China. The Chinese economy has boomed. What is interesting to me is that we have a historical example of what happens when a great communist power in the world presents itself as an apparent threat to the government, and where the government presents that power as a threat to the American people. And that is the example of the Soviet Union. And so there was this period of Cold War with the United States and the Soviet Union. But what happened? Over the course of years, this hysteria against the Soviet Union, which was at its height in the 1950s, you know, after the Soviet Union was suddenly perceived as a nuclear power, the hysteria began to subside, a more realistic picture began to develop. There came to be more cultural exchanges, more ideological exchanges between the United States and the Soviet Union. And you had, after Stalin died, you had
leaders of the Soviet Union who are more amenable to compromise and to making agreements, you know, with the United States, even though the Cold War continued. In other words, there's a certain realism that must set in, which overcomes the hysterical ideology of they're our enemy, you know, and we are going to be in confrontation with them. There is no way that the United States can go to war with communist China. And there's no way that China can go to war with the United States. And so they will both have to live with one another. And as they live with one another, looking at the situation realistically, they will compromise more and more. There will be more exchanges between them. And I think that there will be more pressing problems in the world that will present themselves than the conflict between China and the United States. The problem of world hunger, the problem of continuing violence throughout the world, you know, the problem of global warming, these are problems that affect the Chinese and the Americans and everybody in the world at the same time. So I think there's a kind of power that reality has which overcomes ideology, and which I think will have a beneficial effect on relations not only between the United States and China, but among countries in various parts of the world. Una questione importante. Scusami. È una questione importante quella della percezione che ha della Cina da una parte l'opinione pubblica nel nostro paese e dall'altra parte il governo. È chiaro, è indiscutibile, la Cina è oggi una delle grandi potenze mondiali. Vai in qualsiasi negozio negli Stati Uniti e ti accorgi che un'enorme percentuale dei beni di consumo è ormai prodotta in Cina. Sappiamo tutti che l'economia cinese sta registrando un boom senza precedenti. Ecco, io credo che noi dobbiamo attingere all'esperienza della storia per fare delle previsioni su che cosa succederà in futuro e questo è ovviamente il mio mestiere. Che cosa ci dice la storia? Che cosa è successo? Cioè, quando un'altra grande potenza comunista si è affacciata nel mondo, è stata vista, si è presentata essa stessa come una minaccia per il governo degli Stati Uniti ed è stata presentata dal governo degli Stati Uniti come una minaccia per il popolo americano, penso ovviamente all'Unione Sovietica. È scoppiata la cosiddetta guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e siamo d'accordo, ma che cosa è successo? È successo che con il passare degli anni, quell'isteria, quell'atteggiamento isterico diffuso di massa degli anni 50, quando appunto si è affacciato il problema dell'Unione Sovietica come potenza nucleare, ha cominciato lentamente a placarsi e si è sviluppato un quadro molto più realistico, tanto è vero che si sono incrementati gli scambi culturali e anche ideologici fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Dopo la morte di Stalin sono andati al potere in Unione Sovietica dei leader molto più indisponibili, molto più inclini al compromesso e a certi tipi di accordo con gli Stati Uniti. In altre parole, dopo l'isteria subentra una sorta di visione più realistica che supera gli isterismi ideologici che si costruiscono attorno al nemico. Non credo per il futuro che vi sia nessuna possibilità che gli Stati Uniti muovano guerra contro la Cina, né che la Cina muova guerra contro gli Stati Uniti. Quindi che cosa prevedo? Prevedo che troveranno la maniera di vivere l'uno con l'altro, di convivere in una maniera più realistica, più incline al compromesso e che incrementeranno gli scambi, come si è già visto, come la storia ci insegna. Esistono dei problemi ben più pressanti nel mondo, peraltro, che non il possibile conflitto o ipotetico conflitto fra la Cina e gli Stati Uniti. Ci sono i problemi della fame nel mondo, delle incessanti violenze, del riscaldamento globale e questi sono problemi che, diciamolo, riguardano gli Stati Uniti, la Cina e tutti quanti gli altri paesi nello stesso momento. Quindi io credo che il potere sceglierà un approccio di maggiore realismo, supererà le contrapposizioni ideologiche estreme e questo avrà effetti benefici non soltanto sui rapporti fra gli Stati Uniti e la Cina, ma sui rapporti fra tutti i paesi del mondo.